Ha fatto tappa in località Il Malandrone, nei pressi di Castellina Marittima, il presidente della regione Enrico Rossi. Il motivo della visita è l'arrivo di 4 immigrati camerunensi presso una struttura alberghiera che si è offerta di ospitarli su richiesta della prefettura di Pisa. Questa è la camera dove abbiamo ospitato questi ragazzi e abbiamo cercato un po' la solidarietà di tutti quanti per cercare di racimolare un po' di vestiti, perché stavano completamente, diciamo, quasi nudi. E adesso noi gli diamo tutto il necessario, colazione, pranzo e cena, e cerchiamo di fare del nostro meglio. Rossi ribadisce il concetto espresso dal Presidente della Repubblica Mattarella, e cioè quello di trovare un piano umanità per salvaguardare la vita di chi parte da paesi in guerra con la speranza nel cuore, eppure senza l'aiuto e l'interesse della comunità europea si fa tutto molto più difficile. Noi siamo fortemente contrari a un modello d'accoglienza basato su campi, basato su tende, oppure grandi strutture, oppure ancora caserme, perché questi sono ovviamente focolai di tensione, di problemi. Noi siamo per piccole strutture, siamo perché siano coinvolte in prima persona le associazioni del volontariato, che devono poi essere loro a gestire la fase di integrazione. Io sono stato nel Padule di Bientina fino a 11 anni senza la luce elettrica e senza l'acqua potabile. Non vedo perché bisogna per forza trovare strutture perfette, agibili. Ci si guardi intorno ai tanti immobili abbandonati che ci sono in Toscana, quelli che hanno la staticità possono essere usati per queste persone. E bisogna anche che chi mangia a spese della collettività italiana ridia qualcosa, doni qualcosa alla collettività. Io non parlo di lavori socialmente utili, ma qualche ora di lavoro a fare cose pubbliche.